Barbarossa era il pirata più feroce e terrificante dei sette mari. I suoi attacchi in tutto il mondo gli avevano ammassato una gigantesca quantità di tesoro, il più grande mai conosciuto. Come ogni buon pirata, Barbarossa non si fidava di nessuno e teneva sempre il suo tesoro sotto i piedi, nell'enorme stiva della sua nave. Un giorno sentì parlare di un magnifico tesoro che a giorni avrebbe dovuto attraversare il mar Mediterraneo, in una delle navi più potenti del mondo. Era un galeone ed era anche ben armato. Tutti temevano una nave di queste dimensioni. Ma a Barbarossa non importava. Lui amava rubare il tesoro delle grandi navi per poi affondarlo. Nonostante fosse talmente ricco che 10 vite non sarebbero bastate per spendere l'oro e i gioielli che aveva accumulato, volle provare anche questa rapina. Quindi il pirata preparò con cura un piano d'attacco in mare aperto. Come sempre, l'abbordo fu un successo e presto i pirati di Barbarossa si trovarono a dover muovere il grande tesoro dal galeone alla loro nave. Senza dubbio si trattava di un formidabile bottino. Barbarossa si sfregò le mani pensando di continuare a moltiplicare le sue ricchezze. Quando il tesoro fu completamente caricato, affondarono il galeone e i pirati prepararono una grande festa per celebrare. Festeggiando e bevendo, la loro ubriachezza gli impedì di accorgersi che la propria nave stava affondando lentamente, visto che il tesoro era così grande e pesante che la barca non poteva rimanere a galla. Quando si resero conto, era troppo tardi. Niente poteva essere fatto per salvarsi. La nave andò in fondo al mare con tutti i suoi malvagi pirati guidati da Barbarossa. E ancora oggi qua restano i pirati e il tesoro più grande del mondo, che mai riuscì ad eguagliare l'avidità e la stupidità di Barbarossa.